La situazione coronavirus in provincia di Teramo al momento non deve destare alcun timore, non esiste contagio e tutto è sotto controllo. La vita per i teramani dovrà continuare a scorrere come sempre. E in sintesi quello che è emerso questa mattina dalla prefettura, dove è stato attivato un tavolo tecnico con i vertici dell'ASL e i sindaci dei 47 comuni teramani per pianificare misure condivise di prevenzione e possibili interventi. Intanto all'ospedale Mazzini il reparto di malattie infettive è pronto ad affrontare future emergenze sanitarie, mentre l'unico teramano ricoverato che presentava tosse e febbre e che aveva avuto contatti con persone residenti nella zona rossa della Lombardia è risultato negativo al Covid-19. La riapertura delle scuole in provincia rispetterà così il calendario previsto. Mercoledì 26 febbraio rientreranno gli alunni delle elementari e delle medie, mentre giovedì 27 quelli delle superiori. Anche all'Università di Teramo tutto procede normalmente, lezioni e discussioni tesi. Disposizioni che però potrebbero cambiare per eventuali ordinanze del governo. Allo stato attuale tutto andrà avanti come al solito, poi ci sono delle disposizioni interne, ricordo che io ad esempio ho bloccato le missioni verso le regioni con restrizioni, ho sospeso la frequenza obbligatoria per quanto riguarda la facoltà di medicina veterinaria, proprio perché ci sono degli studenti che provengono anche dalle zone rosse per non creare problemi anche sulla carriera dei ragazzi. In queste ore il dato è certo, non esiste contagio sul territorio teramano, eppure fioccano disdette di prenotazioni per le vacanze pasquali negli hotel della provincia, con gravissime ripercussioni sul turismo e sull'economia in generale. Presidente, ma nessuna preoccupazione dunque? Io non ho scritto, non ho detto nulla fino ad oggi, perché credo che si stia anche esagerando. Ecco, nella nostra provincia non c'è nessun contagio attualmente, c'è un dato di fatto che la nostra sanità pubblica sta funzionando, okay? È un problema nazionale, non è un problema che è nato qui in provincia di Teramo, c'è un'emergenza nazionale, c'è una direzione, ecco, del Dipartimento Sanitario del Ministero che dà le direttive e i sindaci e noi sindaci non dobbiamo fare nulla, non dobbiamo chiudere le scuole, non bisogna fare nulla attualmente perché non c'è nessun problema per la salute pubblica. Io ve lo chiedo, qui ci vuole molta maturità, ecco, ma soprattutto da parte nostra che dobbiamo dirigere le comunità e attualmente dobbiamo continuare a fare quello che facevamo prima. Ecco, con qualche attenzione, ma bisogna continuare a vivere.